Eccoci qua, finalmente inizia Undertale, un gioco che volevo provare da tantissimo tempo a portare sul canale. Mi sono finalmente deciso a farlo. In realtà aspettavo un momento particolare, portarlo in una certa maniera, ma non c'è una maniera giusta o sbagliata di portare Undertale. Sono in blind, più o meno, e lo porto come si porta un gioco blind. Semplicemente giocandolo e caricandolo sul canale. Purtroppo di Undertale conosco alcuni personaggi, conosco le host perché ascoltando musica di videogiochi prima o poi ti imbatti in qualche host di Undertale. Per il resto la storia non so quasi nulla, davvero nulla. Mi ricordo di aver visto qualche gameplay, ma era roba scollegata e quindi non so, pezzi di trama che non so ricollegare a nulla per il momento. Quindi godetevi il let's play e spero che vi piaccia. Tanto tempo fa, due razze regnavano sulla Terra, umani e mostri. Un giorno, fra le due scoppiò una guerra. Dopo un lungo scontro, gli umani ebbero la meglio. I vincitori rinchiusero i mostri nel sottosuolo con un incantesimo. Molti anni dopo. Le leggende narrano che chi scala la montagna non fa più ritorno. Ebbene, eccoci qua. Mettiamo il nome dell'umano. Ma mettiamo Link, ovviamente, ma non è che voglio fare, però. Ah, eccomi. Ehi! Bene, bene, bene. Siamo caduti su un letto di fiori opportunatamente piazzato lì. Che il nostro arrivo non sia del tutto casuale. Buondì, io sono Flowey, Flowey il fiorellino. Non si era capito che era un fiore. È la tua prima volta nel sottosuolo, non è vero? Wow, è un'area confusa. Qualcuno ti dovrà insegnare come vanno le cose qui. Nessun problema, ci pensa il piccolo Flowey. Pronti? Via! Ecco la prima battaglia già. Vedi quel cuore? È la tua anima, il culmine della tua essenza. Ora la tua anima è debole, ma può crescere. Come? Aumentando il livello! Per cosa sta a livello? No, ovvio, lava. Ah no, pensavo livello. Vuoi anche tu un po' di amore? Non ti preoccupare, ne dividerò un po' con te. Qua giù il love è condiviso tramite questi piccoli petali dell'amicizia. Tra virgolette, pronti? Via! Prendine più che puoi. No. Ehi, amico, li hai mancati. Proviamoci ancora, ok? Io non mi fido di Flowey. Flowey è cattivo. Ma è uno scherzo? Sei idiota o cosa? Tocca quei proiettili! Ma è uno. Sì. Ah, l'ha cambiato la fine, l'ha cambiato il nome. Ha detto petali poi. Sai cosa sta accadendo qui, non è vero? Volevi solo vedermi soffrire. Ok, crepa. Io sto al centro, sto buono, non mi succede nulla. È vero. Oh, che mascalzone, hai torturato una creatura tanto innocente. Oh, non temere, tesoro mio. Io sono Toriel, custode delle rovine. Passo qui ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto giù. Ma se uno cade di notte quando lei non passa? Sei il primo umano che vedo da molto tempo. Vieni, ti guiderò per le catacombe. Da questa parte.
Ok. Ah, questo è l'inventario. Non si può correre a quanto pare. Anche perché nelle opzioni non c'era. Ah, devo seguire. Ah, qui si salva? L'ombra del dragone ti sovrasta, riempiendoti di determinazione. Ok, let's go. Ah, Shiflawi, buonanotte. Toriel si ferma. Ti do il benvenuto nella tua nuova dimora. Ma scusami, io quindi devo vivere qua giù alla fine? Permettimi di istruirti sul funzionamento delle rovine. Oh no, non ricorderò mai questo piccolo puzzle. Le rovine sono piene zeppe di rompicapi. Sono un'antica fusione tra passatempi e modi per aprire le porte. Bisogna risolverli per proseguire di stanza in stanza. Ti prego di prenderci la mano. Vabbè, l'ho fatto ugualmente. Ah, i coraggiosi o gli incoscienti non seguono la via di mezzo. Beh, interessante. Ah, quindi ovviamente ti dà anche un piccolo aiuto per risolverlo, certo. Per poter proseguire dovrai attivare diversi interruttori. Non temere, ho segnato quelli che devi premere. Sul serio? Segui la strada tranquillamente. E premi Z per leggere i cartelli. Se uno non lo sa cosa preme a caso. Ah? Ah, mi aspettava che io premessi. Eh sì, è segnato. Giusto, vabbè. Ah, probabilmente più avanti ci saranno indovinelli che non potrò risolvere semplicemente perché sono segnati, o sono segnati male anche. Essendo un umano nei sottosuoli, i mostri potrebbero aggredirti. L'abbiamo già visto con Flowey. Non temere, è un processo semplice, combattere. Ok, quando incontri un mostro entri in lotta. Durante la lotta inizierà una conversazione amichevole. Tu guadagni tempo, va bene. Allenati a parlare con questo manichino. Il pupazzo, ok, pupazzo. Niente. Ah, devo. Pupazzo. Ma scusami, posso. Ah, ecco. Agisci? Pupazzo? Ah, osserva e parla, ok. Pupazzo, parla. Pare che non gli vada di chiacchierare. Ah. Va bene. Ho vinto. Ah, non ve l'ho detto, sarà una pacifist, non sarà una genocide. Da quello che ho letto dovrebbe esserci anche una via di mezzo, ma non ne sono sicuro. Però farò la pacifist per cominciare, poi se proprio dovesse prendermi farò anche la genocide. Ah, ottimo, te la cavi benissimo. Grazie mille allora. C'è un altro rompicapo in questa stanza. Chissà se riuscirò a risolverlo. Ok, quindi la strada deve per forza andare avanti. Non mi correre davanti, Toriel! Ah! Oh, mostri a caso anche! Crocurana! Ah, Crackara! Crackarana! Complimenta! Si sente lusingata lo stesso, ok? Toriel incazzatissima! Allora, la stanza sinistra fa dalla mappa alla stanza destra. Ok, quindi devo studiarmela. Quindi sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vabbè, forse ho capito, aspetta, senza che conto troppo. Mo è un problema. Però vieni, dammi la mano, ok. Beh, in effetti uno magari si mette a contare. Ah, quindi questi vanno a blocchi in realtà. Non sono a passi, sono a blocchi proprio. Ok, capisco. I rompicapi sembrano un po' troppo pericolosi per ora. Però volendo posso passarci. Bene, proseguiamo. Te la sei cavata benissimo fino a qui, tesoro mio. Tuttavia, ho una richiesta difficile da farti. Vorrei che tu attraversassi questa stanza senza di me. Va bene, che bisogna fa? Oh, guarda slalom, senza girarmi. Beh, sembra facile per ora. Musica carina. Sembra che ci sia qualcosa di strano in questa stanza. Si ripete all'infinito? Ah no, eccoci. Ma stava lì dietro? Non ti avevo abbandonato, va bene.
Ero solo nascosto dietro a questo pilastro. Grazie per aver avuto fiducia in me. Tuttavia, questo esercizio aveva uno scopo importante. Verificare... Ma sì, ma era dritta la strada. Devo sbrigare alcune faccende e dovrei stare per un po' per conto tuo. Per favore, rimani qui. Esplorare da soli è pericoloso. Ok, se ti serve qualcosa ti chiamo col telefono cellulare che mi stai per dare. Noi ovviamente andiamo avanti. Figuriamoci se rimaniamo fermi. Pronto? Sono Toriel. Non hai lasciato la stanza, vero? Più avanti ci sono dei rompicapi che devo ancora spiegarti. Sarebbe pericoloso provarli senza il mio aiuto. Comportati bene, d'accordo? Cliccate, clacchete, ok. Ma non è, ma non ci credo. Dai, andiamo avanti. Oh. C'è scritto prendine una. Prendi una caramella? Sì. Ok. Oggetti? Ha uno spiccato sapore non di liquirizia. Cosa? Va bene. Take one. Ah, poi hanno lasciato alcune cose in inglese. Chissà perché. Ok, quindi posso anche usare pietà. Ok. Osserva. La vita è difficile per questo nemico. Oddio, salto, cos'è? Wow! No! Non mi colpire! Fuggi. Ho di meglio da fare. Beh. Quindi posso anche fuggire. Oh no! Oh no! No! Ok, quindi devo scoprire cosa fare. Ah, dai, mostriciattoli. Poggi. Scampata cosa, scampata, che la distruggo quando voglio. Ma scusami un po' una cosa. Ah, quindi devo cadere per forza, credo. Va bene. Sono Toriel, solo per sapere cosa preferisci, cannella o caramello? Ma caramello, scusami, cannella, che sapore ha la cannella? Cioè, cannella pura. Ancora! Non ho nulla contro la cannella, tranquilla! Vabbè, va bene, ho capito. Sì, ciao, ok. Compra quello che ti piace a te, non importa. Tre massi su quattro consigliano di essere spinti. Ma per l'amor del cielo. Ma cos'è, ghiribizzo? Per favore. Quindi tre massi su quattro. Ah, ok, quindi... Oi, oi. Vabbè, però, allora, scusami. Ma non è per fare... per dire, però, cavolo. Ah, ok, quindi c'è la strada, praticamente. A ricordarsela, però. Non è facile. Quindi uno, due, tre... no, era uno, due, tre, era... Ok, ci siamo. Però quello volevo leggerlo. Vabbè, tre pietre su quattro, giusto? Chi è? Oddio, ma non è una pietra? Cosa ti fa credere di potermi spingere così? Va bene, solo per te dolcezza, ma... Ah, vuoi che mi sposti ancora? Benissimo, e adesso? Ma no! Era dirti ok. Grazie. Grazie mille. Ma mi prendi in giro? Volevi che ci restassi? Certo che mi stai proprio facendo sgobbare. Ma devi stare fermo. Tutto qui. Posto? Vabbè, per favore. Vai via. Basta. Andiamo avanti. Vorrei arrivare almeno fino al primo punto di qualcosa. Non lo so. Questo formaggio è qui da un bel po'. Va bene, niente allora. Ma cosa? Ma è un fantasma?
Sì, sono ancora qui. Questo spettro continua a ripetere la lettera Z fingendo di dormire. Lo sposti con la forza? No. O forse sì. Usiamo la forza allora. Napstab look. Sto bene, grazie, prego. Corteggia. Sarei solo un peso. Ah, ok. Si fonde in giro un fiacco odore di ectoplasma. Hai fatto un sorriso paziente a Napstablock. Oddio. No, ora saette. Oh mio Dio. Ma no, fermati. Osserva. Cosa devo osservare? Sembra che gli manchi il senso dell'umorismo. Sì. Ne sono un po' accorto, sai. Rallegra, non lo so. Città? Forse devo parlarci ancora, mi sa. Ah, però così è difficile. Rallegra, dai. Ci provi, cosa? Io lo chiamo Mr. Blook. Ti piace? Ok. Attende con ansia la risposta. Ok, quindi dovevo rallegrarlo? Di solito vengo nelle rovine perché non c'è nessuno in giro. Ma oggi ho trovato qualcuno di gentile. Oh, sto blaterando. Mi levo dai piedi. Grazie. Bisogna entrare qui. Non lo so. Bisogna forse andare di qua. Oh, ok. Non ho niente, mi dispiace. Non ho niente. L'avrei lasciati, ma non ho niente. Ok, qui che succede? Vieni a provare il cibo fatto dai ragni per ragni. Attenzione, abbiamo fatto questa strada, abbiamo parlato con delle rane. Mi sono appena reso conto che è da un po' che non pulisco, non mi aspettavo di avere ospiti così presto. Probabilmente ci sono parecchie cose sparse in giro. Puoi raccoglierle? Ma non prendere più del necessario? Un giorno potessi trovare qualcosa di bello e ti servirà a spazio. Ma scusami, butto la roba che ho, no? Cioè, nel senso... C'è un solo interruttore? Ah, devo sceglierne uno. Va bene. Questo cos'è? Un mostro, ovviamente. Verduroide? Cos'è, un goblinoide, tipo? Aspetta, voglio riparlare un attimino col fantasmino, però. Ma il fantasma sta di nuovo lì, è carino il fantasma, voglio parlarci, magari è amico. Ah, niente, ha fatto una battuta sul fatto che gli spettri fluttuano e che lui è caduto in un buco. Beh, nulla di che. Comunque sia, andiamo qui. Non mi sembra ci sia altro. Tra l'altro ho scoperto che i nemici che possono essere risparmiati ti danno gold, quindi... dovevo farlo prima. Oh, un fiocco sbiadito, ok. Vabbè, io trovo roba comunque sia. Ma questi nemici attaccano, però non combattono. È strano. Ok. È un interruttore, lo premo. Vabbè, niente, non succede niente. La porta distante non conduce a un'uscita, ma a una rotazione di prospettiva. La porta distante? Se riesci a leggere qui, premi l'interruttore blu. Devo quindi tornare di qua e premere l'interruttore blu. Ok.
Non è successo nulla. Ah, forse devo fare la combinazione di colori? Eccolo qui. Era nascosto. Sì. Ci ho pensato, era l'unico pilastro senza interruttori, quindi ho detto, sai. Ok, premi interruttore rosso. Ma dall'altra parte? Ah no, tranquillo questo. Ok. Questi qua non mi dice di risparmiarli, quindi fuggo direttamente. Ah dai, e questi interruttori tu ci hai fissato. Verde. Ah, cambio di prospettiva. Quindi probabilmente l'interruttore verde sta qui. Non è questo qui. È qui per forza, l'altro non era. Ok. Let's go. Oh, ok. Ah. Non so dove sto andando, sinceramente, quindi. Oh cielo, ci è voluto più del previsto. Oh, Toriel, scusami se sono venuto qui. Come hai fatto ad arrivare qui, tesoro? Stai bene? Sì. Su, ti guarisco io. Poca roba. Non avrei dovuto abbandonarti così a lungo. Sono stata sconsiderata a cercare di sorprenderti così. Beh, suppongo di non potertelo più nascondere. Vieni, tesoro. Scusami però, sai cosa c'è, Toriel? Io mo sono. A parte che è una croce. Sono un bambino curioso e quindi vado in giro ad esplorare. C'è una rana cracra? Ok, che mi dici tu? Ah, ma c'è un pugnale qui. Coltello giocattolo. Wow, però bello il posto. Mi ricorda Prince of Persia. Carinissimo. Mi chiedo, Toby Fox so che ha avuto influenze da Earthbound. Infatti Undertale era una mod di Earthbound, molto embrionale. Però mi sa che ha avuto anche altre influenze. Ad ogni modo, il primo episodio termina qui. Ma per ora è abbastanza carino. Mi ricordo cosa c'è più avanti, dei boss, dei nemici. E mi ricordo una parte divertentissima, ma col tempo. Per ora mi fermo qui. Mi sta piacendo abbastanza, perché giocare un videogioco e vederlo è tutta una cosa diversa. Questo Undertale è uno di quei giochi che va giocati perché se lo merita. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!